Questo magari, questa è l'Aquila che se col fiorito non si può che scrivere, così si vede. E questo è quello di ora. Questo è 1997, questo è il 2009 e questo è il 2014. È stato un evento sismico molto simile a quelli che precedentemente avevano già scosso il centro Italia, registrati nel 1997 ad Assisi e nel 2009 all'Aquila, quello che ha fatto tremare la terra nella notte tra martedì e mercoledì. Tutti e tre i terremoti, infatti, dalla simile intensità magnitudo 5.0 o 6.0, insistono proprio nell'area dell'Appennino, una zona come noto ad alto rischio sismico. Nell'Appennino tutti i terremoti sono come luogo e come magnitudo sicuramente prevedibili. Il problema è quando succedono. È un po' come anche in Reggio Emilia, dove il luogo e la magnitudo era ben noto prima, ma non si sapeva quando. E quindi tutta la fascia appenninica è soggetta storicamente a terremoti di questa magnitudo. Sempre stato così e sempre così sarà. Le scosse più importanti del sisma con epicentro da cumuli sono state avvertite distintamente anche nell'Aretino. Classicamente si sente meglio nelle zone basse, dove una volta magari c'erano fiumi e che si sono riempiti con depositi alluvionali. Per adesso vuol dire zona di San Laurentino, Pescaiola, il Giotto, magari il Bagnoro, e meno nelle zone collinari, magari Riva di Olmo meno, o magari anche il centro storico. Qual è l'entità delle scosse percepite ad Arezzo? Intensità 5 è definita così: se uno si sveglia nel sonno, il terremoto ha almeno intensità 5. Se dopo ci sono danni peggiori è più grande di 5. Ma per esempio dove sono stato io non sono stato svegliato stanotte del terremoto, vuol dire nel luogo dove era il mio letto non era intensità 5, ma chi è stato svegliato, magari come a San Laurentino, lì è stato intensità 5. Sicuramente la Valtiberina è il territorio che si trova più vicino alla zona colpita. Sì, la Valtiberina fa parte della fascia appenninica e anche nel passato qui ci sono stati terremoti importanti, per esempio Monterchi 1917 che ha avuto una magnitudo molto simile e anche lì ci sono stati danni importanti e se mi ricordo bene da quello che ho letto 20 morti tra Citerna e Monterchi. Ecco, si rischia uno spostamento verso la Valtiberina di questo sciame sismico? Se fosse così non sarebbe collegato, perché diciamo, abbiamo col filo di mezzo, abbiamo tanti chilometri, sono 150 chilometri dall'Appennino, dall'epicentro di stamani, nell'Appennino centrale fino a noi, e quindi un diretto collegamento no, anche se tutta la fascia appenninica è chiaramente sempre soggetto di terremoti.